Salve a tutti, benvenuti nel secondo video della serie di approfondimento relativo al mondo del trifase. Perché? Perché chi decide di ristrutturare e riqualificare casa in un'ottica zero gas, quindi eliminando del tutto i combustibili fossili, sostituendo i generatori con una pompa di calore, è fondamentale conoscere quelle che sono le caratteristiche, i pro e i contro e gli aspetti tecnici relativi al mondo dell'impianto elettrico trifase. Infatti, questo è il secondo video della serie. Nel primo abbiamo approfondito e ho descritto quali sono le condizioni in cui ha senso valutare il passaggio al trifase, quali possono essere i pro e i contro, le variabili che influenzano questa scelta, mentre in questo video ci concentreremo sull'aspetto un po' più tecnico, cioè posso fisicamente passare al trifase? Perché ok, la teoria è una cosa, ma nella pratica cosa devo fare per passare al trifase? Il mio impianto elettrico è adeguato? La sezione dei cavi è idonea? Quali sono gli interventi che devo fare? A queste e a tante altre domande risponderemo all'interno di questo video. Quindi non perdiamo altro tempo, metti mi piace e cominciamo. L'abbiamo detto già nello scorso video, il passaggio al trifase è un passaggio abbastanza obbligato per tutti coloro che decidono di ristrutturare e riqualificare casa in questi anni, proprio perché da qua agli anni a venire l'elettricità farà sempre più parte del nostro mondo, dalle piastre in induzione che sono andate a sostituire i fornelli di cucina, le pompe di calore che si stanno sostituendo alle caldaie a gas, alle caldaie a metano per ciò che riguarda il riscaldamento, sino al mondo delle auto elettriche che ovviamente stanno andando a sostituire poco per volta il nostro parco macchine. Nello scorso video abbiamo visto che il passaggio all'impianto elettrico trifase non è per forza obbligato per tutti. Ci possono essere dei vantaggi, quindi alcune persone che scelgono di passare al trifase per scelta, perché ci sono dei vantaggi ovviamente di comfort e di qualità della vita, banalmente perché posso attaccare più elettrodomestici contemporaneamente, mentre per altre famiglie il passaggio è pressoché obbligato, forti dei consumi della pompa di calore, forse importante, perché l'abitazione è tanto grande o comunque ha delle dispersioni sicuramente importanti. Abbandoniamo però un attimo la teoria e concentriamoci sulla parte reale, sulla tecnica effettiva, guardando quali sono le differenze tra un impianto monofase e un impianto trifase. Come dice il nome, l'impianto monofase ha una sola fase, quindi due cavi. Non uno, ma due cavi. Una fase e un neutro. Mentre un impianto trifase ha tre fasi, ma quattro cavi. Tre fasi e un neutro. Per comprendere appieno quelle che sono le motivazioni tecniche dietro a questo upgrade, no? A questa aggiunta di due fasi all'interno dei cavi, è fondamentale porre delle basi di elettrotecnica elementare. Quindi ovviamente le indicazioni sono indicazioni, formule matematiche generali, fondamentali però per capire il concetto. Ovvio, se sei un elettrotecnico, un appassionato in materia, un ingegnere elettronico, potrebbero essere superflue queste informazioni, ma è fondamentale per porre le basi per essere tutti allo stesso livello. Nello scorso video abbiamo fatto una distinzione tra potenza, quindi un valore istantaneo, ed energia, un valore cumulativo. All'interno di questo video ci concentreremo sulla potenza, ok? Perché l'energia è un valore proprio derivativo dalla potenza, cioè potenza per tempo uguale energia. In questo capitolo qua ti spiegherò come si ottiene la potenza, come si genera a livello concreto la forza motrice in grado di attivare i tuoi elettrodomestici, perché ogni elettrodomestico ha un suo fabbisogno di potenza, ok? Ha bisogno di tot watt per poter funzionare. Ma come si ottengono questi watt? La potenza a livello fisico non è nient'altro che la moltiplicazione di due fattori, corrente e voltaggio. A livello di unità di misura abbiamo ampere per volt uguale watt. Questa formula matematica ci servirà dopo, quindi stampatela un attimo in testa, perché è fondamentale per tutto ciò che riguarda i sezionatori magnetotermici, quindi nella parte un po' più tecnica, però tienila bene a mente. Il passaggio della corrente all'interno di un cavo parallelamente però genera un effetto joule, una dispersione, quindi una perdita di potenza finale sotto forma di calore. Infatti maggiore è la corrente che passa all'interno di un cavo, maggiore è il surriscaldamento e il relativo rischio di incendio. Per sopperire a questo rischio, cioè il rischio incendio, il surriscaldamento che va a sciogliere la plastica attorno ai cavi e quindi può provocare un incendio, si va ad aumentare la sezione dei cavi. Maggiore la sezione dei cavi, maggiore la corrente che può trasportare il cavo stesso. Fun fact, la sezione dei cavi si misura in millimetri quadrati, solo che nel gergo da elettricista si dice un cavo da 6, un cavo da 3, un cavo da 2,5. 2,5, 4, 6 non sono millimetri di diametro, ma sono millimetri quadrati, quindi non pensare che un cavo da 6 mm, da 10 mm sia un cavo da 1 cm di diametro.
6 mm, in realtà sì, sarebbe 6 mm quadrati, quindi ovviamente nettamente più piccolo. Così, giusto per saperlo, onde evitare di avere informazioni sbagliate, perché dici, un cavo da 10 mm è bello grosso. No, non è così. Tornando alla sezione dei cavi, al dimensionamento del cavo per poter sopportare più corrente, abbiamo tre grossi difetti. Il primo difetto, un cavo più grande è ovviamente più difficile da utilizzare perché occupa più spazio e quindi farlo passare all'interno dei corrugati domestici risulta difficile. Secondo difetto, un cavo di sezione più grande ha più rame all'interno, quindi è un cavo anche più costoso. Terzo difetto è legato al fatto che non si può ingrandire all'infinito, perché dopo determinate soglie o comunque all'aumentare della superficie della sezione del cavo, ovviamente l'effetto giallo risulta comunque preponderante e ho comunque delle dispersioni importanti. Per risolvere questo problema qua si è deciso anni or sono di utilizzare una strategia diversa, ossia il trifase. In un impianto trifase fisicamente ho tre cavi di sezione più piccola che quindi vanno a risolvere parte dei difetti dell'effetto joule, dei costi eccetera, con una sfasatura. Che cos'è effettivamente questa sfasatura? Devi sapere che all'interno dei nostri impianti domestici la corrente viaggia all'interno dei cavi secondo delle condizioni stabilite dalla CEI 021 e sono di circa 220-230 volt ampere con una frequenza di circa 50-60 Hz. Ciò significa con degli impulsi alternati, infatti la corrente alternata, di 50-60 Hz, quindi circa 50-60 impulsi al secondo. In un impianto trifase questi impulsi su questi tre cavi sono alternati, sono sfasati. Questa strategia qua permette di trasportare molta più corrente, quindi più potenza elettrica, senza generare quei rischi legati all'effetto joule, quindi dispersioni e surriscaldamento dei cavi. Lo so, forse questi aspetti tecnici possono dirti poco, ma sono fondamentali per capire i passaggi successivi di come si va ad adeguare l'impianto elettrico domestico per un impianto trifase. Parliamo proprio dell'impianto domestico e per far questo poniamo dei paletti fondamentali. Come funziona un impianto domestico? Abbiamo il traliccio dell'Enel, quindi il nostro fornitore, che può essere Enel, Sorgenia, Edison, eccetera, eccetera. Un cavo raggiunge le cabine, abbiamo questi tralicci che sono in alta tensione, poi ci sono le cabine di media tensione, non mi interessa tutto questo. Arriviamo al contatore di casa. Il contatore elettrico è il nostro punto di approvvigionamento. È lì dove noi andiamo a prelevare l'energia. E il contatore, per definizione, va a conteggiare, a contabilizzare l'energia che preleviamo dalla rete elettrica e poi ci arriva la bolletta e la paghiamo. Concentriamoci da quel punto lì in poi. Perché? Perché da quel punto lì in poi parte il nostro impianto elettrico domestico. Dal contatore in poi parte quello che è l'impianto elettrico domestico di casa ed è lì che dovremmo andare a intervenire fisicamente, tecnicamente, per l'adeguamento al trifase del nostro impianto. Dal contatore infatti abbiamo una prima dorsale che porta tutta l'energia a un quadro generale di casa, un interruttore generale. Il classico interruttore che se tu tiri giù togli corrente a tutta casa. Questo passaggio qua è ovviamente presente per tutti coloro che hanno il contatore fuori dall'abitazione, cosa che la normativa prevede. Ci sono ovviamente alcune case che hanno il contatore posto nel vano scale o in tavernetta, in garage eccetera, però molto spesso a questo contatore qua è abbinato un piccolo quadro elettrico generale che serve per andare a proteggere tutto l'impianto vero e proprio. Per gli impianti un po' più moderni abbiamo un interruttore generale, un quadro generale, da cui si diramano e vengono alimentati dei quadri di piano. Quindi ci può essere un quadro elettrico per la mansarda, un quadro elettrico per la cucina, un quadro elettrico per la centrale termica, eccetera, eccetera. Vari quadri che vanno ovviamente a sezionare, a gestire piccoli sottoinsiemi domestici. All'interno di ogni quadro abbiamo dei sezionatori, quindi degli interruttori, che possono essere dei differenziali o dei magnetotermici, vedremo anche la differenza, e vanno fisicamente a portare l'energia all'interno delle scatole da cui si diramano le tubazioni che raggiungono l'interruttore domestico. Quindi raggiungono la lampadina, raggiungono l'interruttore, che se io clicco l'interruttore mi dà corrente alla lampadina e così via. Molto spesso quando si parla di impianto trifase uno pensa, oddio, devo rifare tutto perché tutti i miei elettrodomestici lavorano monofase, perché io adesso sono monofase, quindi tutto mi lavora monofase e quindi devo passare al trifase e convertire tutti i miei elettrodomestici? Assolutamente no. Deve ricablare tutto l'impianto? Assolutamente no. A differenza dell'aumento di potenza che abbiamo nominato nel precedente video, che è un aumento di potenza burocratico che non va a incidere, a influenzare quelli che sono la struttura, lo schema dell'impianto elettrico domestico, perché se io passo da 3 kW monofase a 6 kW monofase
non devo chiedere niente a nessuno, cioè devo semplicemente fare richiesta al mio fornitore di energia, questa richiesta avrà dei costi, ci saranno dei costi fissi maggiori, ma li vedremo ovviamente nel prossimo video, e se non vuoi perderti questo video qua iscriviti al canale, ovviamente, ma è solo un aspetto burocratico. Perché? Perché di default gli impianti domestici devono essere già adeguati per sopportare un'alimentazione fino a 6 kW, ma se il fornitore non mi autorizza gli 8 kW, 10 kW monofase e sono costretto a passare altre fasi, fisicamente abbiamo visto che c'è una modifica reale, non è una modifica contrattuale burocratica, devo fisicamente andare a sostituire il cavo che ha una fase, quindi due cavi piccoli, con un cavo trifase, quindi fisicamente con quattro cavi. C'è proprio una modifica tecnica reale. Esattamente dov'è che devo cambiare il cavo? Quali sono gli interventi che devo fare? Quando si va a richiedere il trifase, ovviamente il fornitore dell'energia dovrà andare a verificare se ci sono le condizioni o eventualmente andare a sostituire parte del cablaggio dalla cabina al tuo contatore, perché ovviamente al tuo contatore arrivano due cavi e dovranno arrivare quattro, quindi fisicamente ci sarà il costo delle persone che dovranno andare lì, togliere i cavi, aggiungere cavi nuovi e cablarli. Sono costi a carico del fornitore che ovviamente andrai a pagare tu quando farai richiesta, ma lo vedremo nel prossimo video. Fisicamente però tu dal contatore devi andare ad adeguare l'impianto almeno fino al quadro elettrico generale. Quindi se dal contatore elettrico di casa tua sino al quadro generale ci sono due cavi, solitamente fase neutro, quindi un neutro blu e una fase nera o grigia o marrone, tendenzialmente però nera, bisognerà fisicamente andare a sostituire questi cavi o ad aggiungerne altre due, perché avremo tre fasi più un neutro. Questo è il primo grosso lavoro che, come puoi intuire, varia a seconda di come è strutturata a casa tua, perché se tu hai il contatore dell'Enel e di fianco il quadro generale, il passaggio è molto facile. Se tu hai il contatore in strada e il generale messo in garage e vedi che c'è un corrugato elettrico, quindi con corrugato elettrico si definisce quel tubo in plastica tendenzialmente nero al cui interno passano i cavi della luce, se c'è spazio bene, se è un cavo piccolo o comunque saturo di altre tubazioni bisognerà rifare questa linea, e quindi i costi variano a seconda delle distanze, a seconda di quello che è l'impatto del lavoro. Ok Davide, quindi basta che cambio questi cavi e sono a posto? Purtroppo no. Perché? Perché ovviamente al quadro elettrico domestico arrivano quattro cavi, mentre il tuo generale, il tuo magnetotermico generale, che compare adesso qua a schermo, ha solamente due ingressi e deve essere quindi sostituito da un magnetotermico trifase, molto più grande perché deve accettare quattro cavi, tre fasi e un neutro. Quindi fisicamente bisogna intervenire anche sul quadro elettrico di casa, e capisci tu stesso che ci sono dei quadri elettrici dove c'è margine di manovra per poter andare a sostituire e ampliare quella che è la mia quadratistica, mentre ci sono dei quadri elettrici dove tutti gli spazi sono già occupati e non c'è margine di manovra. In quel caso lì ovviamente risulta molto più complicato il passaggio al trifase. Perché? Perché devi fisicamente rifare il quadro elettrico. Per rifare il quadro elettrico potrebbe essere necessario andare fisicamente ad aprire, ad allargare il muro, a sostituire, a fare un intervento molto più invasivo. Lo so, potrebbero essere argomenti complicati, soprattutto se descritti qua a livello teorico, ma non ti preoccupare. Finito questo capitolo ti porto fisicamente davanti a tre quadri elettrici. Uno in cui non si può fare un ampliamento, o almeno non senza interventi invasivi, un impianto elettrico monofase che si può facilmente ampliare verso il trifase e un impianto elettrico già trifase, così vediamo le tre differenze. Quindi resta con me ancora per un paio di minuti. Quindi, ricapitolando, abbiamo sostituito i cavi che dal contatore vanno fino al generale di casa, benissimo. Abbiamo sostituito il magnetotermico di casa, quindi quell'interruttore lì che toglie alimentazione tutta casa, quell'interruttore lì che ogni tanto potrebbe saltare. E non ti preoccupare, risponderemo anche a questa domanda qua, perché bisogna fare un adeguamento elettrico. Quindi il contenuto di questo video qua è fondamentale anche per tantissimi altri aspetti legati al mondo dell'elettrotecnica. Arrivato a questo punto, tutto fatto, no? Purtroppo no. Perché? Perché dal nostro magnetotermico escono quattro cavi, tre fasi e un neutro. Quindi il neutro togliamolo dall'equazione, perché ovviamente è un neutro, ma le tre fasi devono essere a loro volta distribuite sull'impianto domestico. Ma fisicamente come si fanno a distribuire le fasi su un impianto domestico? È vero che devono essere bilanciate le fasi, sennò c'è il rischio dell'energia reattiva e quindi mi arrivano le multe? Se tu prendi un magnetotermico che ti va a gestire un piano, un determinato locale, come può essere la cucina, la centrale termica, vedi che il suo magnetotermico è monofase, ha una fase e un neutro e un interruttore generale un po' più piccolo. Benissimo, lì c'era una fase e un neutro, bisogna portare fisicamente una fase e un neutro. Ma se noi partiamo con tre fasi e abbiamo un interruttore con una fase,
cosa dobbiamo fare? Il lavoro più semplice del mondo. Prendo una fase e la porto a quel magnetotermico. E le altre due fasi? Prenderò la seconda fase e lo porterò a un altro magnetotermico. Prenderò infine la terza fase e lo porterò in un altro magnetotermico ancora. Questo è il minimo indispensabile. Quindi cambio i cavi fino al generale, metto un generale più grande, dal generale partono tre fasi, queste tre fasi le devo andare a distribuire ad almeno tre magnetotermici differenziali. A dirla tutta, non è strettamente necessario, potresti in linea teorica usare sempre solo una fase, ma la normativa prevede che non ci deve essere uno sbalzo maggiore di 6 kW da una fase all'altra. Ciò significa che se fai un adeguamento trifase, quindi al contatore trifase, perché, come visto nel video precedente, vuoi fare un impianto fotovoltaico tanto grande, ma non hai assorbimenti importanti e un 6 kW ti è più che sufficiente, tu potresti fisicamente usare solo una di quelle fasi per alimentare tutta casa come hai sempre fatto, senza avere grossi problemi. Capisci però da solo che se la tua richiesta del passaggio al trifase è legata al fatto di avere una potenza maggiore di 8-10 kW, tu non potrai mai prelevare 10 kW da una sola fase lasciando le altre due dormienti, ma dovrai al massimo avere una differenza di 6 kW da una fase all'altra. Quindi dovresti fisicamente avere 7 kW sulla fase 1, 1 kW sulla fase 2 e 1 kW sulla fase 3, per un totale di 9, quindi non avrebbe senso un impianto da 10 kW. Ciò significa che nella realtà dovresti avere 6 kW su una fase, 2 kW su una, 2 kW sull'altra, per un totale di 10, e da 6 a 2 la differenza è di 4, quindi stiamo dentro. Quindi no, non è strettamente necessario andare a ribilanciare, rifasare tutta casa. Perché? Perché la necessità di rifasare casa sia solamente con potenze superiori ai 15 kW. Perché? Perché quando tu fai una richiesta di contratto superiore ai 15 kW, l'energia reattiva, quindi un'energia che tu vai a acquistare, a pagare, ma fisicamente non vai a consumare, perché è un'energia che viene dispersa nei meandri dell'impianto elettrico domestico, detto molto molto sinceramente, questa energia qua, oltre che tu andarla a pagare, potresti essere soggetto a delle multe qualora questa energia reattiva superi un determinato limite, ma questo solo per impianti sopra i 15 kW. Quindi sotto i 15 kW non hai nessuna multa se hai dell'energia reattiva distribuita all'interno dell'impianto domestico. Ma in ogni caso bisogna cercare di bilanciare il più possibile le fasi, così da evitare di sovraccaricare troppo una singola fase. Infatti, mentre metti in mano all'impianto elettrico di casa, è bene andare a distribuire il più possibile queste fasi. Questo per tre motivi. Primo motivo, legato ai costi. Perché sì, ci sono dei costi maggiori in partenza per ciò che riguarda l'attività dell'elettricista, ma i cavi, dovendo sopportare una corrente minore, una potenza più bassa, ovviamente hanno una sezione più piccola e quindi costano meno. Due, vado ad avere dei sezionatori, dei magnetotermici, adesso spieghiamo che cosa sono, più piccoli, che quindi costano meno. Tre, vado a ridurre le dispersioni. Perché? Perché con correnti minori ho meno dispersioni, quindi vado alla lunga ovviamente a risparmiare. Ma che cos'è questo magnetotermico? Qual è il suo ruolo? Che cos'è un differenziale? Apriamo anche qua una piccola parentesi, perché stiamo facendo questo approfondimento qua sull'impianto trifase, sull'impianto elettrico di casa, e non ha senso fare tutti questi discorsi senza andare a spiegare che cos'è un magnetotermico. Magnetotermico nasce con l'obiettivo di proteggere la linea elettrica. Abbiamo visto prima che con l'effetto Joule, se ci fosse un assorbimento elettrico importante su una linea, su un cavo di sezione non adeguata, c'è il rischio di incendi, ok? Il classico incendio, cortocircuito nell'impianto elettrico, chiamatelo come volete. Il magnetotermico non è nient'altro un sezionatore che va a staccare, a spegnere la linea se sente troppa corrente, se sente che ho troppi ampere che vogliono transitare su un cavo non idoneo. Quindi per evitare che questo passaggio di corrente generi un surriscaldamento che può generare un incendio, il magnetotermico ha un limite, e cioè il magnetotermico da 10A, 16A, 25A, 32A, questo valore qua è il valore limite che 32A, se sente 33A, semplificando, si stacca per proteggere tutta la linea sottostante. I magnetotermici all'interno di un quadro ben realizzato dove ho tutte le varie sottosezioni, servono per proteggere le singole sezioni. Ed è per questo che ogni tanto potrebbe saltare il contatore di casa tua senza che salti il contatore. Perché se tu vai ad assorbire troppa energia, salta il magnetotermico, ti stacca l'energia, ma il contatore forse sta ancora in piedi. Perché si è staccato? Si è staccato perché ha sentito passare per l'impianto elettrico di casa tua
troppa energia rispetto a quello che è il suo parametro, rispetto a quello che è la sua tolleranza. Per questo è fondamentale, quando uno decide di fare questa transizione verso l'elettrico, che sia con le piastre induzione, con la pompa di calore, con la colonnina di ricarica, andare ad adeguare anche quelli che sono i magnetotermici. Perché anche in un ambito monofase, se io vado a montare una pompa di calore monofase che ha bisogno di un suo magnetotermico da 32 A, quindi tornando alla formula di prima, 32 × 220 sono circa 6-7 kW di assorbimento massimo. Se io vado a fare il quadro elettrico della pompa di calore, corretto, ma il quadro elettrico del contatore è un quadro elettrico da 25 A, ovvio che salterà il contatore. Perché? Perché la pompa di calore ciuccia 32 A, il magnetotermico è a posto, ma in realtà quando arriva dal contatore dell'Enel, questi 32 A fanno saltare il magnetotermico per proteggere la linea sottostante. Quindi quando vai a convertirti all'elettrico devi anche andare ad adeguare l'impianto elettrico, questo in generale, che sia monofase o trifase. Per questo ho voluto fare questo approfondimento teorico tecnico di ampere per voltaggio uguale potenza. Perché? Perché quando vai a mettere mano all'impianto elettrico devi sapere come muoverti, devi anche capire che cosa stai facendo. I magnetotermici sono dei sistemi che vanno a proteggere le linee, e per capire quanta potenza possono reggere basta fare questa moltiplicazione qua. 32 A per 220 V, e ti dà un'idea di quella che è la potenza massima che possono sostenere. Tornando però alla parte tecnica dell'impianto trifase, abbiamo visto che abbiamo il nostro generale con 4 cavi, neutro e 3 fasi. Queste 3 fasi qua le ho distribuite, ma queste 3 fasi qua potrei portarle anche dentro ad altri magnetotermici trifase che vanno ad alimentare gli elettrodomestici trifase oppure bifase. Infatti ci sono alcune pompe di calore, soprattutto quelle di taglie più grandi, che lavorano in trifase, quindi hanno bisogno di questa alimentazione qua. Quindi di queste 3 fasi, tutte e 3 vanno all'interno della pompa di calore. E sempre da questo magnetotermico qua si possono staccare altre 3 linee che raggiungono altri 3 magnetotermici monofase. Idem per le piastre in induzione. Spesso le piastre possono essere monofase o trifase, e quindi c'è bisogno di un magnetotermico relativo a cui portare le singole fasi. Capisci tu stesso che tutta questa lavorazione qua sono costi e tempo da parte dell'elettricista che deve andare a ricablare almeno il quadro elettrico di casa. E se non hai un quadro elettrico adeguato, tutto questo passaggio qua non puoi farlo. Ma adesso teletrasportiamoci direttamente davanti a un paio di quadri elettrici per capire esattamente dove si può fare un ampliamento con facilità, dove no. Così potrai capire in prima persona se il tuo quadro elettrico è idoneo a una transizione verso il trifase. Eccoci di fronte al quadro elettrico molto molto semplice, con due magnetotermici, uno C16 che va a alimentare, a proteggere tutta la linea domestica dell'appartamento, uno C10 in realtà che va ad alimentare garage e cantina. Qua abbiamo il contatore al fondo del vanoscale, una linea che arriva fino a qua, poi da qua alimenta garage e cantina, da qua ritorna giù verso garage e cantina. In questo caso, se volessi passare al trifase, avrei delle difficoltà importanti. Perché? Perché dando per scontato che il contatore sotto possa essere fatto trifase, quindi che l'Enel possa portare il trifase sino all'interno del condominio, diamolo per scontato, devo ricablare dal fondo delle vanoscale sino al mio appartamento e portare qua l'alimentazione trifase. L'alimentazione trifase qua poi mi va a occupare tutto lo spazio, perché questi due magnetotermici verrebbero sostituiti da un unico magnetotermico trifase, grande uguale, va bene che qua abbiamo un po' di spazio qua e un po' di spazio qua per poter salvaguardare l'alimentazione della cantina. Tutto molto bello, però qual è la difficoltà? Che io qua arrivo con 3 fasi, quindi devo fisicamente portare 3 fasi, va bene, ce la faccio? Sì, quindi 4 cavi, 2 ci sono già, devo aggiungere altre 2, perfetto, 3 fasi. Queste 3 fasi devo poi distribuirle su 3 linee. Qua in realtà l'alimentazione è una sola, da questo magnetotermico qua si diramano come un albero tutte le linee attraverso le varie scatole presenti nei vari locali, cucinino, salotto, camera 1, camera 2 e bagno. Quindi in questa ottica qua dovrei fisicamente riuscire a portare in questo quadro qua 3 linee distinte, 3 dorsali distinte con i relativi magnetotermici, così che le 3 fasi le posso andare a suddividere su fase 1, fase 2, fase 3 del tipo cucina, camera 1, camera 2 per distribuire le 3 fasi. Capite benissimo che questo passaggio qua potrebbe essere assai improbabile, assai difficile da realizzare, proprio perché la quadratistica elettrica è abbastanza satura, carica di tubi. L'ho verificato quando ho messo le piastre in induzione e ho dovuto rifare la linea dalla cucina con un cavo di sezione idoneo. Ho messo un cavo da 6 mm, ovviamente per tenermi dalla parte della ragione, perché su quella linea lì ho frigorifero, forno e piastre in induzione, e quindi ho cambiato la linea fino a questo magnetotermico qua. Comunque, tolto questo,
ho difficoltà ad avere tre dorsali, quindi dovrei forse fare delle tracce, delle nuove tubature, nuovi corrugati. Idem qua, se devo andare a inserire dei magnetotermici, un magnetotermico trifase più grande, devo fisicamente allargare il quadro elettrico, spaccare. Quindi se a casa tua hai un quadro elettrico così, se vuoi passare a trifase è fattibile, è sicuramente molto più difficile, ma avrai dei disagi interni importanti perché dovrai fisicamente spaccare, riuscire ad avere delle dorsali in giro per casa. Qua siamo in un appartamento, ci sono abbastanza scatole, ma forse dovresti fare una traccia che da qua porta l'alimentazione fino alla mansarda, fino al piano superiore o al piano inferiore. Quindi bisogna spaccare i muri, tirare nuove linee e ricablare tutto. È un intervento sicuramente molto molto invasivo. Se hai una casa anni 70 e questo è il tuo quadro elettrico e tanto devi ristrutturare, va bene, tanto fai tutto nuovo. Adesso però ci teletrasportiamo a casa dei miei genitori, casa anni 90, quindi 10 anni più giovane rispetto all'appartamento dove sono in affitto, con un quadro elettrico fatto però come Dio comanda. Quindi un quadro elettrico monofase che si può convertire facilmente al trifase. Andiamo a vederlo sulla pelle. Eccoci di fronte al quadro elettrico di casa dei miei genitori, dove qua abbiamo ovviamente il mondo del fotovoltaico, impianto fotovoltaico da 3 kW montati con il quinto conto energia, ma poco ci interessa perché qua ho il collegamento con il suo generale e l'interruttore. Questa è la quadrettistica elettrica e qua ho la quadrettistica elettrica che mi permette di poter valutare il passaggio a un sistema trifase. Infatti nel dettaglio abbiamo interruttore generale da 16A che va a gestire tutta casa con il suo salvavita, un po' di spazio e poi ho i vari magnetotermici che mi vanno a suddividere forza mansarda, luci mansarda, forza piano terra, luci piano terra, cucina che c'è un suo magnetotermico dedicato da 16A perché ovviamente ho forno, lavastoviglie e frigorifero, forza piano seminterrato, luci piano seminterrato. Nella parte bassa, qua è la parte di citofono, infatti ho citofono, locale caldaia, pompa, che è la pompa del pozzo, non è una pompa di calore. In queste condizioni, se voglio passare da monofase a trifase, sono in una condizione ibrida dove posso farlo. Perché? Perché ho, prima di tutto, spazio per poter ampliare il magnetotermico. Abbiamo detto che qua c'è un magnetotermico generale, quindi monofase da 16A, se io dovessi passare al trifase dovrei avere due slot in più, quindi potermi allargare per avere l'interruttore generale con il suo relativo salvavita e ho lo spazio per poterlo fare. Quindi prima condizione per poter passare al trifase, ho lo spazio per mettere il generale. Seconda condizione tecnica, effettiva, è quella di avere dei sezionatori. Devo avere almeno 3 sezionatori che mi suddividono il generale su 3 linee diverse, perché come vi ho spiegato il trifase ho 3 cavi, questi 3 cavi devo andarli a collegare a 3 differenziali, a 3 interruttori dedicati. Quindi io qua ne ho 3, 6, 7, 8, 9, 10, ne ho addirittura 10, uno per il citofono, quindi chissà che assorbimento, però posso farlo. Infatti qua realisticamente dovessi andare a suddividere le 3 fasi, andrei a mettere una fase che mi va ad alimentare forse luci mansarda, dove ho la lavatrice, la lavanderia, quindi c'è la lavatrice che ha degli assorbimenti importanti, una fase su pian terreno e piano seminterrato, perché alla fine nel piano seminterrato non c'è praticamente niente se non forse il garage elettrico. Al piano terra idem, cioè televisori, luce, spine e così via. E poi una terza fase sulla cucina, dove ho gli assorbimenti più importanti, come vi dicevo, dove ho frigorifero, forno, lavastoviglie e a breve dovrebbero arrivare anche le piastre in induzione. Quindi ho degli assorbimenti dedicati e quindi è fondamentale avere una fase che mi vada ad alimentare questa sezione dell'impianto. È facile notare quindi come in questo caso, dove ho una quadrettistica abbastanza ampia, il passaggio al trifase è fattibile rispetto alla casa dove abito adesso, dove sono in affitto, dove non ho fisicamente possibilità di ampliarmi. Quindi, ricapitolando, per il passaggio da monofase al trifase, 1. Bisogna fare un progetto elettrico da parte di un professionista. 2. Bisogna verificare che l'Enel possa effettivamente portare il trifase al contatore, che in questo caso è sull'autostrada. 3. Bisogna sostituire i cavi che dal contatore raggiungono il quadro elettrico, che in questo caso qua siamo in garage, quindi c'è da fare questo lavoro qua, che ha ovviamente un costo. 4. Bisogna sostituire l'interruttore generale con un sistema trifase. 5. Bisogna distribuire le 3 fasi, anche se non si parla proprio di ribilanciamento, rifasamento, bisogna semplicemente queste 3 fasi distribuirle su almeno 3 interruttori differenziali. In questo caso qua ce ne sono più di 3, benissimo, ma almeno bisogna avere 3 linee di distribuzione. Ovviamente abbiamo dei costi progettuali, dei costi burocratici con l'Enel e dei costi tecnici da parte dell'elettricista, ma su questi costi qua ne parleremo nel prossimo video. Nel prossimo video affronteremo anche l'argomento legato a quello che è il mondo del fotovoltaico.
Se io ho il fotovoltaico monofase e decido di passare un impianto trifase, che si fa? Lo vedremo ovviamente nel prossimo video. Adesso però ci teletrasportiamo di fronte a un quadro elettrico totalmente trifase. Qua siamo a Buriasco, vi ho già documentato tutta la riqualificazione di questo immobile e trovi ovviamente in descrizione nelle schede il link alla playlist dedicata a questo cantiere. Ma andiamo a vedere in dettaglio quelli che sono le differenze per quel che riguarda avere un impianto domestico trifase. Come potete notare, l'interruttore generale è molto più grande. Perché? Perché ho fase 1, fase 2, fase 3 e neutro. Quindi ho 4 cavi e quindi l'ingombro è molto più grande rispetto agli interruttori in monofase. Infatti, come detto, serve spazio nel quadro elettrico e da notare, questo quadro elettrico è sicuramente molto grande e ben dimensionato. Nel dettaglio poi, ogni singola utenza è monofase perché c'è il suo singolo interruttore, quindi qua ho frigo, lavastoviglie, per esempio induzione, trifase, generale della cucina, trifase perché? Perché il generale della cucina va ad alimentare tutta questa striscia dove ho induzione, che è trifase, con tutte le componenti, quindi penisola, WC, forno, K, che sarebbe il piano 1. Qua abbiamo gli altri interruttori generali, quindi generale piano 1, forza, demidificatore, luce generale, forza, eccetera. Sono tutti interruttori monofase, mentre questo è un interruttore trifase. Quindi notate che semplicemente serve più spazio, ma nel concreto le piccole utenze rimangono sempre monofase. Con questo spero di averti fatto capire dove ci sono le condizioni per poter ampliare altre fasi e dove no. E quindi capisci tu stesso che adeguare l'impianto elettrico domestico al trifase può comportare dei costi sicuramente importanti a seconda degli interventi. Ora, io non ho l'onniscienza, non so come è fatta a casa tua, ma ti ho portato degli esempi, adesso penso sia abbastanza facile capire se puoi o meno passare al trifase. Ovvio, tutti questi discorsi per chi sta ristrutturando casa in maniera importante, cioè demolendo, rifacendo gli impianti elettrici, non hanno molto senso, perché c'è chi decide di partire subito col trifase, come farò io a casa mia. C'è chi invece semplicemente non lo sa o forse non ha mai prestato attenzione a questi argomenti qua e potrebbe avere un impianto elettrico, ma la normativa attuale prevede già quadri elettrici ovviamente adeguati, quindi con degli spazi per poter ampliare, con tanti sezionatori di protezione, proprio perché col tempo la normativa si è andata ad adeguare. La zona grigia, le criticità vere e proprie ce l'abbiamo per chi vuole passare altre fasi nella casa che attualmente vive, dove non intende fare una ristrutturazione importante, molto invasiva. Però è fondamentale conoscere anche questi aspetti perché sono anche dei costi. Per conoscere quelli che sono i costi di questi interventi, tutti gli aspetti burocratici, il progetto elettrico, devo sentire un perito, e ma come gestisco i flussi, ma se io ho il fotovoltaico, ho già il fotovoltaico monofase, come lo vado a cablare, come sistemo tutto quanto? Ti rimando al terzo e ultimo video della serie, che uscirà ovviamente a breve, dedicato a tutti questi aspetti. Quindi la parte economica, quanto costa, quali sono i costi di aumento del contatore, cambio del fornitore e progetto elettrico e adeguamento impianto elettrico e a tutte quelle che sono le domande frequenti legate al mondo del trifase, al fotovoltaico e così via. Quindi se vuoi che io vada a rispondere anche alla tua domanda, lascia sotto un commento con la tua perplessità, le domande che ti ha generato questo video, lascia un bel mi piace se hai trovato utile questo contenuto. In descrizione trovi tutti i nostri contatti, principalmente anche le pagine social, Instagram e Facebook in primis, dove quotidianamente creiamo contenuti e rispondo in maniera molto più diretta alle vostre domande. Se sei arrivato fino a questo punto ti ringrazio, anzi vai nei commenti e dopo la tua domanda lasciami anche una bella saetta per capire quanti sono arrivati fino alla fine di questo video, che è un video sicuramente tecnico, sicuramente lungo, abbastanza pesante, ho fatto del mio meglio per renderlo dinamico e soprattutto utile. Quindi ti rinnovo l'invito a iscriverti al canale se non vuoi perderti questi video, ad attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornato e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!